direttore sportivo Tonello Resti, ci siamo, l'ultima, poi finisce tutto. Poi finisce tutto. E niente, bello arrivare a fare anche un play-out di questo genere, credo per questa società, per quelle che sono stati, diciamo, i nostri passati, credo sia importante anche aver fatto questo tipo di risultato, perché diciamo il play-out già non è una retrocessione diretta, quindi credo che tutto sommato si può essere soddisfatti e orgogliosi di questi ragazzi che hanno fatto il massimo che potevano fare in un campionato difficile, credo superiore anche alle nostre possibilità, e quindi niente, domenica andiamo lì con la speranza di venire via felici di rimanere in questa categoria, che se però questo non sarà, dispiace, però credo che nessuno più di tanto possa rammaricarsi e dare delle colpe, credo le colpe non ci siano, se non che il fatto di un campionato difficile, difficoltoso, e quindi un bravo a questi ragazzi, comunque vada. È arrivata finalmente la scelta del campo, anche se tardi, perché siamo a giovedì, giocheremo alle due strade a Firenze. Sì, chiaramente io qualcosa di genere mi aspettavo, conoscendo un po' forse un po' il meccanismo di queste partite. È chiaro che dal momento che credo la decisione l'abbia presa il Grosseto, essendo la squadra di casa, ha preferito prendere un campo sintetico, anche perché diciamo noi siamo abituati in un campo diverso, e chiaramente la squadra più tecnica, che sicuramente è la loro, in un campo sintetico, diciamo, è avvantaggiata tra parentesi, perché gli permette, diciamo, di avere più qualità, e di conseguenza credo che sia una scelta dovuta, per quanto ne so io, proprio al fatto di voler giocare di proposito in un campo sintetico, lasciando indietro qualche anche possibilità, qualche disponibilità di qualche campo diciamo a terra battuta come abbiamo noi. Tutto in 90 minuti, massimo 120. Massimo 120, ripeto, per noi è già un orgoglio essere arrivati a questo punto, e speriamo domenica sera di venire via con una sorpresa importante, può essere quella di rimanere in categoria. Grazie. Prego.